Settimana che inizia con un vertice di governo a tre. Il Presidente del Consiglio e due vice premier si vedranno stasera per preparare il Consiglio dei Ministri di domani, che dovrebbe dare il via libera al decreto sicurezza bis, ma soprattutto per mettere a punto i temi più caldi, dalla risposta da dare all'Europa ai mini bot, passando per l'abbassamento delle tasse e il salario minimo. Un passaggio importante sarà quello del Ministro dell'Economia Giovanni Tria domani in Parlamento, prima alla Camera, poi al Senato, per illustrare la posizione del governo sull'eventuale procedura di infrazione proposta dalla Commissione Europea per disavanzo eccessivo. Tria, che fa asse con Conte per evitare la procedura di infrazione, che sarebbe un disastro per l'Italia, dice stamattina al Corriere il Premier, deve anche disinnescare il nuovo scontro scoppiato nella maggioranza di governo sul tema dei mini bot, cavalcati dalla Lega e subito bocciati dal presidente della BCE Mario Draghi. O sono moneta alternativa, quindi illegali, o nuovo debito. Una linea sposata in toto dal ministro dell'Economia Tria, che pone l'alto là. L'ipotesi di emissione di mini bot per pagare i debiti della pubblica amministrazione è una cosa che sta nel loro programma di governo, ma non la tratteremo a livello di governo. Una gelata contro la proposta della Lega, che per il sottosegretario Giorgetti è un tentativo di risolvere un problema. Queste proposte in qualche modo devono essere condivise. Perché spaventano, secondo lei? Cioè, lei questo ma mondo spaventano, lo conosce. Ma spaventano perché chiaramente l'Italia è un paese con questo tipo di debito, ha un certo tipo di atteggiamento. E non è imprudente tirarlo fuori in questa fase, secondo lei? Non è imprudente, semplicemente sono proposte da discutere. Noi le abbiamo messe lì da discutere, fanno parte del nostro programma. Se lo strumento non può essere quello dei mini bot, dice Di Maio, allora il ministro Tria ne trovi un altro. C'è un'emergenza di pagare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle famiglie e degli imprenditori. Sono decine di miliardi di euro di soldi che già sono debito dello Stato, perché li deve restituire ai cittadini o agli imprenditori. E quindi in che forma restituirli è tutto da valutare, ci stiamo ragionando.